cantante, ha firmato un contratto nazionale immondo, ignobile, criminale, a ribasso. Basta guardarlo su internet. Hanno firmato un aumento salariale dei vari regimi da qui al 2027 di 240 euro lordi al quarto livello contrattuale, che vuol dire 60 euro all'anno, no? Che vuol dire 96 centesimi di euro al giorno. Lavoratori e lavoratrici che vivono dal 2011, ma prima dal 98, la deregolamentazione totale degli orari di apertura. Oggi, una giornata nei quali i lavoratori del commercio e della grande distribuzione non sono obbligati a venire a lavorare, perché è una festività sancita dai tribunali, dalla giurisprudenza, dal contratto nazionale, dalla Costituzione italiana, che dice delle festività infrasettimanali, laiche e religiose, non c'è l'obbligo di lavoro, di prestazione lavorativa per i lavoratori del commercio, che invece vengono obbligati sistematicamente dai loro capi a lavorare in giornate come questa, con i ricatti occupazionali, con i contratti a termine che non vengono rinnovati. Andate a chiedere a uno dei lavoratori che lavora là dentro, quando ovviamente il capetto di tutti non sarà lì vicino. È giusto che sappiate in che condizioni ignobili lavorano i lavoratori della grande distribuzione, non soltanto in Filippe, macchine Selunghe, Carpo, in Cona. Mentre questi signori guadagnano miliardi e miliardi di euro che sono inutili, che hanno mangiato anche durante la pandemia, perché i supermercati in quei 2 anni e mezzo non hanno mai chiuso. Carrefour è stata condannata per evasione fiscale di 68 milioni di euro 2 giorni fa dalla Guardia di Finanza italiana, con un danno all'erario, cioè un fatto di fatti onori, 110 milioni di euro. E se non vuole, per i contratti di somministrazione fittizia, i contratti dei lavoratori della sorveglianza, i lavoratori che riempiono gli scaffali di notte, perché di notte ci sono i lavoratori che riempiono gli scaffali, perché i lavoratori di giorno non bastano, i lavoratori degli auto, i lavoratori dei trasporti, quelli che di notte portano le merci, perché altrimenti non troverete la roba sugli scaffali. I lavoratori dei depositi, tutta la filiera della grande distribuzione, della logistica è in marcia. Le aziende di somministrazione che rubano i soldi ai lavoratori, ci sono lavoratori che non prendono stipendi da mesi, anche per colpa dell'utilizzatore finale, cioè di Filippe, di Esselunga, di Carico, ci sono gli articoli sui giornali, questa gente passa sventita, si lucano sulla schiena, sulla pelle dei lavoratori, della grande distribuzione, mentre i padroni fanno gli utili, i lavoratori hanno un aumento salariale di 240 euro lordi al quarto livello a regime del 2027, li vengono imposte 44 ore alla settimana, quando i lavoratori e i partigiani hanno fatto le lotte per ridurre l'orario di lavoro da 48 a 40. Queste merde, perché sono delle merde, impongono 44 ore alla settimana. Questo è ignobile, cazzo! Ci sono lavoratrici, perché la maggior parte sono donne, anche non riescono più a conciliare la vita lavorativa con quella familiare, perché ci sono i loro capelli, che li ricattano.
cantano o neri cantano, soprattutto i part-time che dovrebbero avere degli appalti, gli orari firmati, le griglie orari firmate, e invece non gliele danno. Le ordine decidono i capelli, i responsabili di questi centri di detenzione moderna, perché altrimenti li lasciano a casa, non gli danno i permessi per tenere i figli. È questo che avviene. È il primo di maggio, anche se non sono obbligati a venire a lavorare, mi viene imposto per far guadagnare i loro dipendenti, i loro dirigenti, perché altrimenti non gli danno le ferie o non gli danno i permessi. Io voglio essere smentito dai dirigenti di Filippe che vengono qua fuori a dirci che non è vero, che vengono a dirci perché gli straordinari vengono abbassati solamente perché fanno fare i giorni di riposo compensativi, e ci vengono a dire tutti i ricatti occupazionali che subiscono anche i lavoratori della sorveglianza, perché i lavoratori della sorveglianza, seppur Italia su tutti, guadagnano 4,98 lordi all'ora. 4,98 lordi all'ora per controllare le spese delle persone, cosa che non possono fare perché non è nel loro contratto nazionale. Questi signori vanno in deroga perché non gliene frega niente dei diritti dei lavoratori, e poi il 1° di maggio, il 25 aprile aprono facendo queste feste, le feste dei fiori, dicendo ai lavoratori che devono tenere il sorriso sulle labbra nonostante siano obbligati a lavorare 10 ore al giorno in straordinario. Queste cose che sto dicendo sono su internet, cazzo, non sono robe che mi sto inventando. Quando andate davanti a un lavoratore che mi chiede quel banco lì da 10 ore, fatele una domanda, è un vostro diritto. Ci sono lavoratori che da 10 ore si infortunano, che hanno un coltello in mano e si fanno male perché si fanno il culo dopo 10 ore di lavoro. E gli viene detto di mettersi in malattia per non far giustificarsi davanti a Lina, che non ha infortuni sul lavoro. È questo che non avviene in questi centri di detenzione. Ma i lavoratori non possono parlare, perché altrimenti vengono ricattati. I lavoratori a termine fanno un botto di ore, partiamo a 24 ore e ne fanno 60. E con 60 ore potrebbero assumere due persone, e invece ne assumono una dall'agenzia interinale. E aspettiamo di essere smentiti, aspettiamo di essere smentiti dai dirigenti di queste aziende. E non ci smentiscono, perché non sanno cosa succede. E quando i lavoratori alzano la testa, vengono mandati a casa e vengono cacciati di non essere riconoscenti, perché noi viviamo il lavoro. Ma siamo noi che abbiamo il lavoro di ricerca. Perché i dirigenti qua dentro non saprebbero neanche eviscerare un pranzino o pulire una zucchina, perché non sono stati abituati mai a lavorare, perché sono abituati a comandare.